Oggi vi voglio parlare di qualcosa che non riguarda la pesca vera e propria, ma che invece potrebbe servire a chiarire l'idea, chi l'idea è chiara, secondo me non le ha. Allora, il termine spin fly è stato utilizzato anche da parte di un americano, il quale cosa faceva, o che fa, credo che faccia ancora, per lanciare una mosca secca, metteva a 2-3 metri, fissava a 2-3 metri un galleggiante di quelli molto affusolati, quelli molto sottili, e poi appunto sfruttando il peso del galleggiante arrivava ad una certa distanza. Non solo, il termine spin fly è utilizzato anche da altri, per esempio gli amanti del pike fishing, i quali quando usano streameroni lunghi così chiamano appunto esche da spin fly quelle. Con ciò cosa voglio dire? Voglio dire che il termine spin fly è leggermente un pelino inflazionato, se comprende così tante sfaccettature dei sistemi di pesca. Allora, per far sì che uno abbia le idee chiare, quando sente parlare del sistema di pesca che usa le attrezzature da spinning e le esche tipiche da mosca, quello non è lo spin fly, quello è il DBS, Dry Fly Balance System. Perché è il DBS e non lo spin fly? Perché nello spin fly c'è compreso un po' di tutto. E in questo che vi ho appena detto sta la spiegazione che giustifica il cambiamento del nome del gruppo che riguarda questo sistema di pesca molto particolare, che ricordo tutti che è nato in Italia davvero, perché c'è qualcuno l'ha messo in dubbio, ma se uno gira per YouTube non trova traccia da nessuna parte del sistema che utilizza esche da mosca, tipicamente da mosca, lanciandole con l'attrezzatura da spinning. Detto questo, personalmente, quando intendo parlare del sistema di pesca nato in Italia nel 2010, dopo l'apparizione di un articolo specifico sulla rivista Pescare, quando parlo di quello, io lo chiamerò sicuramente DBS, Dry Fly Balance System, perché è solo così che si capisce veramente e precisamente di cosa si sta parlando.